Già capito che farò un video a parte, questi saranno i bloopers della nostra collaborazione. Ciao ragazzi. Sto scaldando la voce e sto scaldando un po', ma io sciogliendo non sono... lo stress del momento del... Ma tu sei un'attrice teatrale, quindi sai come si... Io ho anche mal di gola, ho l'abbassamento da capodanno. Io ho raffreddore, letteralmente ho fatto... Poco fa, l'ultimo video fatto ero malatissima con mia sorella, quindi... Ho visto il video con tua sorella è identica. Penso che la gente ha detto al vivo, c'è gente dice non mi assomigliate per niente. Però ha visto il video e ha detto, ah, mi assomigliate. Sai che in video sembra più grassa? Ho la testa di tonto. Tu? Tutti qua sono tipo... Sì, si dice che comunque il video ingrossa. Posso dire una cosa senza... Vai. Senza, No, pensavo effettivamente che fossi più grande, diciamo. No, assolutamente. Invece c'ho il trucco addosso adesso. Facciamo l'easter egg della Giulia. Vuoi vedere tipo il funghetto che c'è fuori? Esatto, sì. Sotto? E adesso sposta la... Sicuro, guarda. Adesso che non c'è nessuno! Ok. Vabbè, sto cercando di capire come cominciare questo video. Come cominciare? Tu inizi con hey là, amanti del cinema. Hey là, ragazzi, sono la vero? Dipende da quello di cui parlo. Da primo giorno ho detto, ho bisogno di una catchphrase. Io infatti ti invidio perché io la catchphrase ancora non ce l'ho. Io ce l'ho, è bruttissima, ma ce l'ho. Cos'è, cipollotti? Salve cipollotti e benvenuti. Io riderò, perché tipo, ridi. Dopo adesso. Ma io so rido che continuo. Ma sei visto? Diventerà. Sì. Hai visto? Allora, tranquillo. Stiamo facendo tipo, queste sono tipo scene tagliate, no? Che stiamo, certo, facendo da 1 minuto e 46. Tanto voglio, io mi incanto continuamente i miei video, per quello taglio, che faccio così. Quando faccio video a casa, c'ho sempre l'ansia perché devo farlo sempre entro un'ora. Perché altrimenti dopo arriva mia sorella e non posso più girare perché in casa da solo non riesco... Ho bisogno di girare quando sono in casa da solo. Ah, sì, anch'io sono così, però di solito c'è il mio ragazzo, lo chiudo in camera. Solo che quindi mia sorella... Quindi dico, stai zitto. Anche io, solo che mia sorella non è la mia ragazza e quindi non glielo posso dire. Vai in camera per piacere, ti chiudi a chiave. La sorella maggiore o minore? Minore. Allora puoi farlo. Lo so. Si vede che fai teatro. Mi piace perché ho fatto teatro e tutta gente come te. È fuori di testa. Bello che non è così timidissimo. Sono così perché ho la telecamera davanti, quindi parlo. Effettivamente la telecamera è un mezzo per sciogliere la tensione. Cioè, quando vai a conoscere delle persone nuove, secondo me è la cosa migliore per sciogliere i ghiacci. Fare delle foto. Si dice sciogliere il ghiaccio. Rompere il ghiaccio. Per rompere il ghiaccio è... Il laureando, ragazzi. Ecco, questo è il video. Purtroppo no, non filmiamo. Però potete fare il video. Esatto. C'è qualcuno che dice vero Z? Victor Laszlo. Ha detto in video vero Z? Più volte. Dio! Vero Z? Vero Z. Ma è bello che era per la nostra collaborazione. Io ho dovuto tagliare. Ma dove che sembrasse vero Z? E io ho detto. Ti tagliato ogni volta. Io ho detto, guarda, poi te taglierò un po' perché mi puoi fare i video un po' più stretti. E ogni volta c'è Z. Cioè, vero z e tagliavo lì, sembra zero z, vero zia, alcuni non se ne sono accorti, altri erano nei commenti, ho visto che hai tagliato, che diceva vero z. Vero z, madonna. Ah, tra l'altro scusa, voglio far vedere. Sì. Non so se si vede, sì che si vede. Lo sfondo del telefono è dei Reilo, mi presento. No. Sono fanboy. Esatto, fanboy. Io mi ricordo che sei il tuo video che dice che tagli i capelli per il calorello. Oddio, lo sai! Lo so. Infatti mi sono pentito di aver tagliato. Di la verità sulla fascetta. Innanzitutto non era una fascetta. E poi non mi ha visto nessuno con quella cosa, era un cerchietto. Ho messo quel cerchietto per un periodo e si è visto soltanto su Instagram perché avevo fatto tipo una live. Quindi seguitelo su Instagram qua. E l'avevo messa perché avevo visto dei video in cui Harry Styles aveva il cerchietto e allora l'ho fatto. Come te che ti sei fatti i capelli come re. Ok, basta. Ho detto tutto. In ogni caso, poi Andy Serkis finalmente vestito normale. Vero, Andy Serkis. Senza palline attaccate in esatto, giro. Vederlo fisicamente lì fa effettivamente strano, perché abbiamo visto che fa Snoke negli ultimi tempi. Spoiler. Ormai è passato un mese, ormai chi non l'ha visto adesso basta, vuol dire che non interessa. Io mi ricordo che ho visto tutta quella questione di trailer, diciamo poster in generale per Deadpool e stavo morendo da ridere per solamente il, diciamo,
la campagna pubblicitaria che portava a Deadpool 1. Cioè, non so se ti ricordi che hanno fatto un poster, siccome usciva San Valentino, sembrava una commedia romantica. Sì, tipo loro così. Esatto. Love never dies. Sì. Ed è bello perché, essendo che è Deadpool, lo puoi fare. E esatto. Puoi fare qualsiasi cosa ti passi per la testa. No, e poi c'era. E poi il poster a Rebus è quello che mi ha venduto del tutto. L'hai visto il poster? Non l'ho visto il poster a Rebus, sai. Allora, Deadpool fatto a Rebus. Un teschietto, una cacca e una L. Un teschietto, sai che io non sono capace di fare il Rebus. Faccio vedere. Ah, gli do una mano. Okay. Vabbè, adesso sembro un ritardato che non so fare il Rebus. Quando sei più piccola, non te ne frega niente. Se vedi un coso che si muove strano e fai. No, grazie. Ok. L'ho visto recentemente sull'aereo perché. Mi è piaciuto tantissimo. Lo so, ti faccio rabbrividire. Sì, un pochino. Infatti mi sto un attimo riprendendo. Esatto. Io lavoro in un posto dove hanno girato The Irishman, dove hanno girato anche con l'altro film con De Niro, The Comedian. L'hanno girato lì. E dove si vedono continuamente personaggi famosi. Cioè, ad esempio, hanno eventi. E lì c'era Dave Chappelle. Ho visto Kevin Hart. Nonna, l'hai visto? Sì, è alto così. Davvero? Sì, veramente. È bello, quindi che sei più alto di lui. Esatto. Ma anche soltanto l'idea che sei stato su un set dove ha camminato Scorsese, dove ha camminato De Niro. Però intanto noi dobbiamo rimettere a posto tutto. Ma lo sai che c'è la gente che colleziona le cose toccate dagli attori famosi? Tipo, so che c'è uno che quando David Lynch è venuto a Bologna ha raccolto il mozzicone che aveva buttato per terra. Okay, qualcuno deve farsi vedere. Lo fanno. Esce difficilissimo vedere il personaggio con un'altra faccia. Sì, è vero, perché un conto è Rogue One, che diceva una storia a parte. Poi comunque compaiono, tipo Darth Vader lo vedi, compare. E ovviamente ringiovanita, che quello un po' creepy. Sì. C'è quell'altro, come si chiama? C'è Tarkin. Tarkin, anche quello. Che poi la cosa divertente è che al cinema, mentre lo guardo, dice ah, ok, fatto bene. Lo guardo in video e dico no! Io ho avuto la stessa identica impressione al cinema, dicevo ah, oh, però fatto ho fatto bene, un lavoro, dai. L'ho rivisto, madonna, ma che no. Schifo. C'è un tradotto, non oso immaginare che voci abbiano, perché una delle cose più divertenti è proprio come parla. Oh, hi Mark. Aspettare e vedere che succede. E vedere che succede. Mamma mia. Sarà un anno divertente. Sì. Ok, chiudiamo. È imbarazzante sempre, è chiudere i video. Chiudere perché video. Non sono capace di chiudere in ogni video. Caso. Bellissimo. Peccato che lo stiamo vedendo solamente noi. Non sapete quello che vi state perdendo, ragazzi. Lì dietro. Da giù lì c'è abbiamo il nostro intrattenimento. C'è un esserino piccolino che sta facendo cose. Troppo tenerino. Ecco, questo sono io nei miei video. Se non lo vedete mai, ma i miei filmati. Video finale 5 minuti, registrazione 45 minuti. Ma infatti io mi blocco e al ripeto, montaggio farai. Tipo, qua sarà mezz'ora di montato. E qualcosa troverò. Non distrarre ancora. Tra l'altro mi sa che sta per scadere il tempo. Oh no, credo. No, allora, ok. Quindi per oggi è tutto. Un bacione e alla prossima. Aspetta che tu. Ah! Oh! Adesso facciamo insieme carino. Dai. E quindi per oggi è tutto. Un bacione e alla prossima.